Una buona giornata e bentrovati per la prima edizione del nostro giornale e buon inizio settimana. Il presidente cinese sapeva già da tempo del coronavirus, è stato lui stesso ad ammetterlo dopo un tardivo intervento di ben 13 giorni. Intanto a 60 milioni di persone a Pechino e non solo ma in tutta la regione è stato chiesto di non uscire di casa salvo emergenze intanto è salito a 1670 morti il bilancio delle vittime in Cina le persone decedute eh, oltre a Taiwan anche in Francia Hong Kong Filippine e Giappone intanto è vicina la fine dell'incubo per i 35 italiani a bordo di una nave da crociera il ministro degli esteri italiano Di Maio ha annunciato che è stato predisposto per loro un aereo intanto è tornato in Italia il 17 che era in Cina proprio per la vicenda del coronavirus. Dai primi test effettuati hanno avuto fortunatamente esito negativo. Anche i cittadini australiani e neozelandesi si stanno preparando a lasciare la nave da crociera in quarantena in Giappone. Lo ha annunciato il premier australiano Morrison, che sta predisponendo un ponte aereo per oltre 200 persone che resteranno due settimane in isolamento. La nave è ferma dallo scorso 3 febbraio nella baia di Yokohama, dopo la scoperta di un contagio di un passeggero sbarcato ad Hong Kong. Dopo l'inaugurazione della sede della Direzione Investigativa Antimafia a Foggia e prima di quell'evento eh, c'è stata una bomba a eh, Lucera. Questa volta ad essere entrato nell'imbido dei valdiventi è stato un negozio di articoli per eh, bambini. I titolari non hanno avuto nemmeno il tempo di inaugurare la loro nuova attività commerciale che tra l'altro era prevista nei prossimi giorni. La potenza della deflagrazione ha danneggiato la Saracini dell'attività. Sono stati acquisiti le immagini delle telecamere di sicurezza della zona